Siamo in piazza oggi e siamo in piazza soprattutto stasera, sarà importante che ci sia una grossa partecipazione. Lega a queste battaglie l'idea che oggi come allora ci sia probabilmente bisogno di tornare a liberarsi e che ci sia un periodo buio che abbiamo alle spalle da cui bisogna trarre la forza per un moto di indignazione che vada oltre la vicenda di GKN per tornare a cambiare evidentemente la storia di questo paese. Non lo diciamo perché vogliamo farci più grossi di quello che siamo, ma perché siamo consapevoli che finora tutte le volte che una multinazionale o un fondo finanziario ha dichiarato la chiusura di un'azienda l'ha spuntata e questa volta non la deve spuntare. Non lo so se faremo la storia, se saremo una semplice cronaca o se faremo la storia. Io penso che sia nell'interesse di tutti che questa sia una storia nuova da raccontare al Paese, l'interesse dei diritti non solo nostri ma delle lavoratrici e dei lavoratori di tutto il Paese. Intanto ci sentiamo collegati a una storia, che è la storia di chi sotto il regime scioperò, non sapendo se avrebbe vinto o perso, ma sentì che era necessario rischiare tutto per portare avanti quella lotta.